spettatore che aspettava di intervenire, andiamo ad ascoltarlo. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Prego. Sentite, Sì. io vi chiamo da Ferrara, vedo il programma in digitale. Sono campano, tifoso del Napoli, e questa sera ho vergogna di essere campano, perché questa situazione dimostra un provincialismo che veramente ha effetti devastanti su quello che è la nostra regione, la nostra provincia e le nostre città. Non mi sento raggiunto nient'altro, sinceramente. Sono offeso come campano, non come tifoso del Napoli, non come tifoso della Salernitana, ma come campano. Va bene. Volevo, senza dire, magari fare commenti inutili che non servono a niente, perché festeggiare di aver fermato la capolista non penso che sia una grande soddisfazione. Ma noi O il Napoli abbiamo. battere una squadra della Salernitana che è una squadra di Serie B, sia una grande soddisfazione. Siamo abituati a battere il Liverpool. Va benissimo, la ringraziamo per essere intervenuto, addirittura da Ferrara si è preso la briga di intervenire questo amico. Il vero provincialismo è quello che hanno dimostrato delle istituzioni che invece di predisporre un piano per la sicurezza pubblica in grado di tenere tutti appunto al sicuro, hanno ben pensato di calpestare tutte le esigenze di una società, di una tifoseria, senza rispetto alcuno. Spostando la partita, addirittura facendola giocare dopo quella della Lazio, costringendo la Salernitana a pagare un albergo nel quale non ha dormito, a modificare il programma di lavoro di una settimana e a partire la mattina stessa per una partita, di Serie A, cosa che non avviene probabilmente più neanche per i campionati di promozione e di eccellenza, a giocare una partita, con sole 72 ore di distanza rispetto al successivo impegno. Parimenti importanti rispetto a quello di oggi per l'obiettivo della salvezza, eccetera, 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 eccetera. Questo è provincialismo, lo dico al caro amico di Ferrara che si è preso la briga di intervenire, non perché sia tifoso del Napoli, ma perché ha detto una cosa che non sta purtroppo né in cielo né in terra. Non so se abbiamo